Allora, riprendiamo la lezione di ieri. Abbiamo introdotto con dei concetti piuttosto importanti e non banali, quindi vale la pena di rivedere un pochino quello che abbiamo fatto anche, poi andare avanti un pochettino. Allora, abbiamo visto ieri per la prima volta, diciamo, una funzione, se riesco ad arrivarci, una funzione. Eccola qua. Ok? Ricorsiva. Dunque, una funzione è ricorsiva quando chiama se stessa. D'accordo? In questo caso una volta sola, potrebbe anche chiamarsi più volte, dipende, ne vedremo delle belle, diciamo, ecco, naturalmente. Questa è la prima, è la più semplice, ovviamente. D'accordo? E dunque, in questa funzione abbiamo visto anche alcune cose abbastanza nuove, credo, per alcuni almeno, ed è come si scorrono gli array con la ricorsione. In questo caso non è l'unica maniera di farlo, ma è certamente una maniera comoda di farlo. Facciamo avanzare il puntatore dell'array e contemporaneamente diminuiamo il numero di elementi, visto che avanzando il puntatore all'inizio dell'array, chiaramente il numero di elementi che restano diminuisce di 1, d'accordo? Contemporaneamente. Quindi, questa è la maniera in cui spesso, ricorsivamente, scorreremo gli array. Un'altra cosa nuova che abbiamo visto ieri, d'accordo? Ma la cosa più importante, un pochino, diciamo, concettualmente più complicata, è la faccenda delle prove induttive. D'accordo? Perché naturalmente noi siamo cocciuti e vogliamo fare la prova di correttezza anche delle funzioni ricorsive. Non siamo contenti, se no. Tra parentesi, sono le prove probabilmente quelle più soddisfacenti in qualche modo, perché insomma stanno in piedi molto bene spesso, perlomeno più di quelle iterative, dei programmi iterativi. Allora, c'è un problema con le funzioni ricorsive e la correttezza, il problema è che naturalmente mentre stiamo dimostrando la correttezza di per esempio questa funzione ricorsiva, ci troviamo davanti a un'invocazione della funzione stessa. E naturalmente noi come facciamo quando c'è un'invocazione di una funzione? Beh, ci rivolgiamo alla prova di correttezza della funzione che viene invocata, d'accordo? Che prova di correttezza che deve essere fatta da qualche altra parte, indipendentemente da quella che sto facendo adesso, d'accordo? Immaginiamoci di averla fatta ieri, per esempio, la prova di correttezza. Ma qui è un po' complicata la faccenda perché non si tratta di un'altra funzione, ma della stessa che sto dimostrando corretta. Quindi c'è il rischio, diciamo, di un circolo vizioso, d'accordo? E ci viene per fortuna in aiuto fondamentalmente la logica, la matematica, che ci dice che noi possiamo ragionare induttivamente, cioè fondamentalmente assumere che l'invocazione che viene fatta nel corpo della nostra funzione ricorsiva sia corretta, d'accordo? Corretta rispetto alla precondizione e postcondizione. Quali precondizione e postcondizione? Beh, fondamentalmente le stesse pre e post che dovrebbero essere scritte all'inizio e alla fine di questa funzione. Ma non proprio le stesse, perché naturalmente la pre e la post che io scrivo all'inizio e alla fine della funzione si parlano di questi parametri qua, dei parametri formali della funzione, ovviamente, no? Sono le cose, diciamo, su cui bisogna discutere. Mentre la pre e la post che io devo usare per questa invocazione ricorsiva dovranno parlare di questi parametri attuali, una cosa diversa. D'accordo? Quindi non è più A, per esempio, il primo parametro, bensì è A più 1, come ben vedete. E lo stesso, il secondo parametro non sarà dim, ma sarà dim meno 1. Insomma, ok? Bisogna prendere la pre e la post e istanziarle ai valori dei parametri attuali dell'invocazione. È l'unico trucco. Allora, per evidenziare questa istanziazione, soprattutto il fatto che adesso, per quanto riguarda le invocazioni ricorsive, stiamo usando delle pre e delle post diverse rispetto a quelle iniziale e finale della nostra funzione, ho chiamato queste pre e post, pre-ric e post-ric. D'accordo? Pre-ricorsiva, post-ricorsiva, per insomma in qualche modo rendere chiaro il fatto che sono diverse e sono quelle che si usano per le invocazioni ricorsive. Ecco, pre-ric e post-ric. Ok? Una volta, quindi, diciamo, la matematica ci dice che
Quando noi dimostriamo, stiamo dimostrando la correttezza di questa funzione, noi possiamo assumere che l'invocazione ricorsiva sia corretta rispetto a pre-ric e post-ric. D'accordo? E lo possiamo, questa cosa è, diciamo, matematicamente corretta, sostenibile, ragionevole, a causa del fatto che la nostra invocazione ricorsiva è un'invocazione ricorsiva su un problema più piccolo rispetto a quello originale. D'accordo? Qual è il problema, diciamo, originale? Il problema originale è di trovare, cioè di rispondere alla domanda se Z è presente in un array di dim elementi, d'accordo? Che si chiama A, casualmente, e l'invocazione ricorsiva invece è una cosa più piccola. Deve rispondere se Z è presente in un array di D-1 elementi, più piccolo. Ok? Questo è il punto. Quindi, fondamentalmente, la maniera, diciamo, l'approccio induttivo è che se le nostre invocazioni ricorsive si applicano su problemi più piccoli rispetto a quello originale, quello della funzione, d'accordo, di cui stiamo cercando di dimostrare la correttezza, allora possiamo assumere che le invocazioni ricorsive stesse siano corrette. Questa assunzione si chiama ipotesi induttiva, d'accordo? E è un principio estremamente, estremamente, estremamente importante. Chiunque faccia delle dimostrazioni matematiche, informatiche, di qualunque tipo, fa delle dimostrazioni al 99% dei casi induttive, esattamente basandosi su questo principio qui, d'accordo? Ieri abbiamo visto, ok? Allora, prima di cominciare di nuovo la prova, devo ricordare una cosa che ho già ripetuto tante volte fino alla nausea quasi, ma la ripeto ancora una volta, spero di non vedere scene, diciamo, di nausea. Allora, quando noi diciamo che noi l'ipotesi induttiva ci permette di assumere la correttezza dell'invocazione ricorsiva rispetto a pre-ric e post-ric, dobbiamo stare attenti a usare correttamente questa ipotesi. E cosa vuol dire usarla correttamente? Vuol dire che noi dobbiamo dimostrare, sulla base delle operazioni che precedono l'invocazione ricorsiva, naturalmente, d'accordo, nella nostra funzione, che quando l'invocazione ricorsiva viene fatta, la pre-ric vale. Ok? E solo dopo aver dimostrato questo fatto, allora possiamo assumere che al ritorno della invocazione ricorsiva valga la post-ric. Ok? Quindi, mi raccomando, non è la festa. Ah, sì, ipotesi induttiva, bene, tutto, possiamo usare post-ric tranquillamente qui. No, la possiamo usare solo dopo aver dimostrato che prima dell'invocazione vale la pre-ric, e questo naturalmente grazie alle operazioni che vengono fatte nella nostra funzione prima dell'invocazione ricorsiva. Ok? Siamo d'accordo su questa cosa? Ok, spero di sì. Quindi, come è fatta una dimostrazione induttiva, cioè la dimostrazione di correttezza di un programma, di una funzione ricorsiva? Allora, certamente c'è un caso base. Visto che tutte le funzioni ricorsive devono avere almeno un caso base, in alcuni casi ce ne possono essere più di uno. D'accordo? Quindi, cosa significa il caso base? Beh, significa che noi, ovviamente, come sempre, assumiamo che la precondizione sia vera, non dobbiamo dimostrare che sia vera, la assumiamo, la precondizione, mi raccomando. Assumiamo che sia vera, assumiamo naturalmente di essere nel caso base, quindi nel caso specifico della nostra funzione presente dobbiamo assumere che dim sia uguale a 0, d'accordo? È quello il caso base. E poi andiamo a vedere che cosa fa la nostra funzione nel caso base, e dobbiamo dimostrare che quello che fa rende vero, alla fine, rende vera la postcondizione. Ok? Abbiamo visto che nel caso di presente, il caso base è questo, naturalmente, della funzione presente: se dim è uguale a 0 allora ritorniamo false, la precondizione è questa, siamo nel caso dim uguale a 0, quindi naturalmente l'array è completamente vuoto, il che significa naturalmente che sto cercando z in un array vuoto, la risposta non può essere che false, e quindi il nostro programma è assolutamente corretto rispetto alla postcondizione. D'accordo? La postcondizione dice che presente restituisce true se e solo se c'è z dentro l'array, ma in questo caso non c'è, quindi deve per forza restituire false.
e lo fa. D'accordo? Grazie al return force. Quindi il caso base, ecco, questo adesso è una funzione naturalmente, ma dovete prendere questa come un esempio che poi dovrete applicare a tutte le funzioni ricorsive che vedrete nel futuro. C'è sempre un caso base e fondamentalmente il caso base significa quello che abbiamo appena detto. Si assume la pre, quello sempre, si assume che valga il caso base, il che significa che in generale una certa condizione deve essere vera, nel nostro caso dim uguale a 0, e poi si deve dimostrare che in questo caso qui, con dim uguale a 0, il valore restituito o comunque le operazioni fatte dalla nostra funzione rendono vera la posta. Ok? Ok, dopodiché naturalmente c'è il resto della funzione che dobbiamo dimostrare, e fondamentalmente il resto della funzione è, nel nostro caso specifico, una parte, diciamo, una parte non ricorsiva, poi una parte ricorsiva successivamente. Perché? Perché naturalmente abbiamo scartato il caso base, se siamo andati oltre, stiamo considerando il caso non base, quindi abbiamo, d'accordo? Che significa che dim è maggiore di 0. Quindi abbiamo almeno un elemento, dim è maggiore di 0, abbiamo almeno un elemento del nostro array, quindi il primo elemento è a 0 e andiamo a controllare che se a 0 è z, nel caso che sia z naturalmente restituiamo true perché abbiamo trovato z nel nostro array, d'accordo? Al primo posto addirittura del nostro array, ok? Quindi è chiaro che anche questo pezzo di programma soddisfa la post. Perché la post richiede, beh, noi restituiamo true se e solo se c'è z nell'array che stiamo considerando, ebbene c'è, visto che è nel primo posto in questo caso, quindi è giusto restituire true, che è quello che viene fatto qui. D'accordo? Quindi anche questo caso, che non è il caso base, ma è un caso non ricorsivo, diciamo, non facciamo invocazione ricorsiva. Invece c'è l'else. Quindi, purtroppo, z non è al primo posto dell'array e devo andare a vedere se è nel seguito dell'array, nel resto dell'array, e questo lo faccio con una invocazione ricorsiva, d'accordo? Che è questa che vediamo qui, ed è qui che ci serve l'ipotesi induttiva. Cioè, l'ipotesi induttiva è quella di dire questa invocazione è corretta rispetto a pre e post, d'accordo? Come ho detto prima, per usare questa ipotesi induttiva dobbiamo dimostrare che quando viene fatta l'invocazione vale la pre-ric. D'accordo? Andiamo a vedere questa benedetta pre-ric, che cos'è? Se la trovo da qualche parte? No, c'ho la pre qui. E possiamo, diciamo, trovare la pre-ric da soli, se vogliamo. Quindi, la pre-ric che cosa sarà? Beh, abbiamo già visto che dim non è più dim nell'invocazione ricorsiva. Il parametro attuale è dim-1. D'accordo? Quindi io devo dimostrare che dim-1 è maggiore o uguale di 0. Quella è la pre-ric, eh? Poi devo dimostrare il mio array, non comincia più in A, ma comincia in A più 1, e a dim avrà quindi un elemento in meno, comincia in A più 1, e andrà da 0 a dim-2, perché naturalmente, d'accordo, ha un elemento in meno rispetto a prima. Questo è ovvio. E devo dimostrare che tutti questi elementi dell'array, dell'invocazione ricorsiva, sono tutti definiti e che z è definita. Allora, il fatto che z sia definito deriva dalla pre, non cambia niente, è lo stesso z, sarà definito prima, sarà definito anche dopo, d'accordo? Quindi lì per forza. E per quanto riguarda l'array, è tutto definito? Beh, è ovvio, è un sottoarray di quello di prima, e quello di prima era tutto definito, cioè se era definito da 0 fino a dim-1, sarà definito da A più 1, da 0 a D-2, ovviamente, è un sottoarray, è lo stesso di prima meno il primo elemento. Quindi è ovvio che sia giusto. L'unica cosa critica è questa qui, D-1 maggiore o uguale di 0, allora il problema è che dobbiamo capire che questo test, che è falso nel caso che stiamo considerando, implica che dim debba essere strettamente maggiore di 0, perché era maggiore o uguale, e non è uguale, d'accordo? Visto che questo è falso, e quindi è strettamente maggiore, che significa che dim-1 sarà maggiore o uguale. Ora, vale la pre-ric, possiamo usare la post-ric, che ci dice quindi, al ritorno di questa invocazione, che
questa funzione restituisce true se e solo se in questo pezzo di array qui c'è z oppure no. D'accordo? Questo possiamo assumerlo, è vero. Adesso poi però dobbiamo discutere sul fatto che sia giusto o meno restituire esattamente il valore che ci restituisce l'invocazione ricorsiva. Cioè, questo valore booleano vale anche per l'intero array con un elemento in più rispetto a quello trattato dall'invocazione ricorsiva? Cioè, tanto per essere sicuri di essere chiari, allora A è questo, d'accordo? E quindi qui c'è il primo elemento, chiamiamolo X, non importa, e l'invocazione ricorsiva lavora su questo e ci dà una risposta true se e solo se Z è qua dentro. E noi restituiamo esattamente questa risposa come risposta alla domanda se Z è presente in tutto l'array. È giusto? Sì, è giusto, è giustissimo, perché il primo elemento, che è quella che è esattamente la differenza tra le due domande, d'accordo? Non è Z, perché se siamo arrivati nel caso else significa che non è Z. E quindi ignorare il primo elemento non è un problema, d'accordo? È diverso da Z. Quindi, se vogliamo sapere se dentro A c'è Z, ci possiamo benissimo, possiamo buttare via questo e concentrarci sul resto della Z, che è esattamente quello che fa l'invocazione ricorsiva. D'accordo? Sembra molto ragionevole. Quindi, se c'è Z dentro A, sarà qua dentro. Se non è qua dentro, non c'è proprio. Ok? E questa è la dimostrazione induttiva della correttezza di questa funzione. D'accordo? Spero che sia comprensibile. Spero che sia comprensibile, ok? Se avete domande, mi ha un po' sconcentrato, devo dire, l'entrata, così, scusa, mi spiace, ma... Sì, prego, prego. È un po' sconcentrato. Comunque eravamo alla fine della dimostrazione, credo. Non ci sono domande, si è capito. È facile la prova, ma è comunque, vedrete, molto generale, d'accordo? Perché abbiamo bisogno dell'ipotesi induttiva, d'accordo? Che ci dice che le invocazioni ricorsive sono corrette rispetto a pre-RIC e post-RIC. E poi abbiamo dimostrato... Prima di usare la post-RIC dell'invocazione, che è fondamentale, d'accordo, per la dimostrazione di correttezza della funzione presente, abbiamo dimostrato che vale la pre-RIC prima dell'invocazione, usando le istruzioni precedenti, ok? All'invocazione stessa. Quindi è quello che si deve fare, d'accordo? Mi raccomando, cercate di farlo perché purtroppo anno dopo anno mi accorgo che insomma qualche passo si perde, in particolare il fatto che bisogna dimostrare, che sia necessario dimostrare la pre-RIC prima di usare la post-RIC. Come parametro attuale, la di meno uno. Sì, l'ho detto ieri che è una cosa che dà fastidio, sta cosa qui dell'A più 1, di meno 1, ogni volta dà fastidio le prime volte. Allora, noi avanziamo l'inizio dell'array di una posizione, d'accordo? Quindi quello che resta dell'array è di un elemento in meno rispetto a prima, sarai d'accordo? E quindi prima era dim, adesso sarà di meno 1, ok? Poi in effetti, se si va a vedere che cosa da A più 1, quali sono gli elementi definiti, vanno da 0 a dim meno 2. Ma il meno 2 dipende dal fatto che, come al solito, si parte da 0, insomma. D'accordo? Tra l'altro noi possiamo scrivere, come ho fatto qui, ecco, l'ho fatto qui, A più 1 da 0 a D meno 2, o equivalentemente possiamo scrivere così. D'accordo? Che forse è più chiaro, ovviamente. È la stessa cosa, è lo stesso pezzo di array, insomma, dal secondo elemento in poi.
aspetta prima, ok? Spero. Insomma, se vi confondete, pensateci più forte, non chiedete a me di cambiare notazione, perché non dovete più confondervi, insomma, ecco, semplicemente il fatto che spostiamo A di 1, vabbè, ok, ho capito, spostiamo A di 1 e quindi la numerazione degli indici, degli elementi, cambia, punto. Dovete abituarvi a gestire queste cose che sono delle piccole cose, insomma. Ok? Va bene, quindi abbiamo fatto un po'. E la cosa che comunque qui dà più fastidio di tutti è l'ipotesi induttiva. Cioè, ho già cercato di spiegare che si basa sul fatto che le invocazioni ricorsive sono su problemi più piccoli e abbiamo visto che in presente, nella funzione presente, è proprio così. D'accordo? Array è diminuito di 1. Eccolo qua, A più 1, scusate, e addirittura il numero di elementi è calato, quindi insomma, più chiaro di così che l'array è più piccolo, non è possibile. Comunque, primo punto, ogni volta che facciamo l'invocazione, scriviamo una funzione ricorsiva e usiamo l'ipotesi induttiva, dobbiamo sincerarci che effettivamente sia così? Che l'invocazione ricorsiva sia sempre su un problema più piccolo, dobbiamo veramente fare questa fatica ogni volta. Fatica, insomma, in questo caso non era una gran fatica, ma... Sì, in realtà la risposta è sì, ma sembra forse più difficoltoso di quanto sia in realtà, perché se ci pensate su un secondo, che cosa succede nella ricorsione? Nella ricorsione succede sempre che noi dobbiamo risolvere un problema grande, d'accordo? Allora cosa facciamo? Vediamo se il problema è molto facile, cioè se siamo nel caso base, e lo risolviamo, basta, perché era facile. Poi se invece è un problema troppo grande per risolvere in un colpo solo, facciamo un'invocazione ricorsiva su un sottoproblema, d'accordo? Per forza, perché l'idea è che successivamente, riducendo il problema, si arriva al caso base. Questo è il punto essenziale. Quindi è chiaro che tutte le mie invocazioni ricorsive devono diminuire la taglia del problema, se no come faccio a ricondurmi al caso base? Quindi intuitivamente noi scriveremo sempre delle funzioni ricorsive che soddisfano questa proprietà, cioè nelle quali le invocazioni ricorsive sono sempre su problemi più piccoli rispetto a quello iniziale. E se non lo facciamo, allora bisogna stare attenti che probabilmente abbiamo scritto una funzione ricorsiva che non terminerà mai, non arriverà mai al caso base e siamo nei guai. D'accordo? D'altra parte, non è sempre così naif, partiamo da un array grande e arriviamo a un array vuoto. No, può essere esattamente il contrario, possiamo partire da un array 0 e arrivare a un array di 100 elementi, per esempio. Però ci deve, e quindi il caso base sarà 100 elementi, d'accordo? È possibile questa cosa. Ma naturalmente da 0 la chiamata ricorsiva sarà un array più grande, un array più grande, un array fino ad arrivare a 100 e ci fermiamo lo stesso. Quindi non è sempre così naif da 100 a 0, potrebbe essere anche il contrario, ma il meccanismo è lo stesso. Le invocazioni ricorsive ci devono sempre portare più vicino al caso base. Questo è il punto. D'accordo? E quindi possiamo fare l'ipotesi induttiva. Ecco, questa è un'altra cosa. Ovviamente che dà fastidio, ieri ne avevamo già cominciato a discuterne un pochino, d'accordo? E volevo tornarci sopra brevemente, perché è un punto, diciamo, secondo me difficile. Allora, quello che voglio dire è che in alternativa a una prova induttiva ci può essere, insomma, naturalmente non è una proposta di soluzione, ma una maniera molto naif di procedere, di dimostrare che la nostra funzione presente sia corretta per tutte le dimensioni degli array. Quindi partiamo da dim uguale a 0, d'accordo? Array vuoto, e questo che cos'è? In effetti è il caso base, e questo l'abbiamo proprio dimostrato, d'accordo? L'abbiamo dimostrato prima che è corretta la nostra funzione nel caso base. Dopodiché abbiamo naturalmente dim uguale a 1. Allora, cosa fa la nostra funzione? If a 0 uguale uguale z, return true. Else, caso dim uguale a 0.
d'accordo? E questa, quindi ci sono due possibilità. Ritorniamo true, perché il primo elemento è l'unico, in effetti, elemento, è quello che cerchiamo, z, e questo abbiamo visto prima che è giusto, d'accordo? Perché se l'abbiamo trovato, ovviamente dobbiamo restituire true. Altrimenti, dobbiamo fare un'invocazione ricorsiva con dim uguale a 0 e noi l'abbiamo già dimostrato che la nostra funzione è corretta. Quindi anche qui. Ok? Poi abbiamo dim uguale a 2. E che cosa succederà? If, è molto noioso quello che sto per fare, ma if a 0 è z, return true. Come prima. E anche qui, esattamente come prima, l'abbiamo dimostrato. Else, caso... Che cosa? Dim uguale a 1. Che abbiamo dimostrato prima. Ok? Poi, naturalmente, dim uguale a 3. If a 0 uguale z, return true. E di nuovo l'abbiamo dimostrato. Else, caso dim uguale a 2. Che abbiamo dimostrato prima. È abbastanza chiaro che andando avanti così noi le dimostriamo tutte, d'accordo? E tra parentesi, dovrebbe, spero, essere anche altrettanto chiaro che con la prova che abbiamo appena fatto, d'accordo? La prova che abbiamo appena fatto è esattamente la prova che ci porta da caso 0 al caso 1, poi dal caso 1 al caso 2, d'accordo? Poi dal caso 2 al caso 3. È esattamente il ragionamento, cioè è questo, fondamentalmente è questo. Se lo troviamo subito in prima posizione, allora rispondiamo true, è giusto. Altrimenti facciamo l'invocazione ricorsiva. Ok? Quindi, in un colpo solo, con la prova induttiva che abbiamo visto prima, noi dimostriamo tutti questi casi. Tutti. Per qualunque dim. D'accordo? Perché la prova induttiva dice fondamentalmente... Prendi un dim qualunque e assumi che la funzione sia corretta per dim meno 1. Allora dimostro che è corretta anche per dim. Così funziona l'induzione, d'accordo? Lo ripeto, considera un dim qualsiasi, più grande di 0, ok? Perché il caso base comunque bisogna dimostrare, più grande di 0. Assumi che... la funzione sia corretta per d meno 1, allora io ti dimostro, anzi noi abbiamo dimostrato, che allora è corretta anche per d. D'accordo? Quindi semplicemente sono tutti questi passi in un colpo solo, perché il valore di dim, che sia 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10.000, 20.000, 1 milione, 2 milioni, la prova da fare è sempre la stessa. E noi l'abbiamo fatta una volta per tutte. D'accordo? Quindi con la nostra prova... noi dimostriamo tutti questi passi, per qualsiasi dim, d'accordo? Ma perché li dimostriamo tutti? Beh, perché naturalmente, che cosa significa? Che a un certo punto arriveremo al caso base che abbiamo dimostrato, ok? State attenti, non sottovalutate il caso base, d'accordo? Perché se noi partiamo da dim uguale a 10.000, d'accordo, per esempio, non sto neanche a scriverlo, ovviamente, a parte che è esattamente uguale a questo, è chiaro che, diciamo, da 10.000 si arriverà a 9.999, 9.998, dai, con la ricorsione si arriva a zero che abbiamo dimostrato. D'accordo? Quindi, ovviamente, c'è una base della dimostrazione. Ed è il caso base, infatti, ecco perché si chiama. Ok? A cui si arriva. Quindi, ok, una volta messa la base, tutti gli altri passi successivi sono tutti uguali, tutti esattamente uguali. Il dim che stiamo considerando non conta niente, quindi noi facciamo una prova sola per un dim qualsiasi e assumiamo che valga, d'accordo, ipotesi induttiva, che valga la correttezza della funzione per dim meno 1, qualunque sia dim. E quindi questo vale per dim uguale 1, dim uguale 2, dim uguale 3, e così. D'accordo? Ecco perché si fa, perché è giusto, diciamo.
E come mai sta in piedi tutto questo? Ok? Comunque, sta in piedi l'induzione sulla base di un ordine dei problemi. Nel nostro esempio, l'ordine dei problemi è semplicemente array che diminuisce di dimensione. In generale può essere un ordine anche molto complicato, molto diverso da questo. Quindi ci sono molti tipi di induzione diversi che chi andrà avanti con informatica, magari teorica, avrà il piacere di conoscere in corsi un pochino più avanzati. D'accordo? Ma è un concetto, quello dell'induzione, che è assolutamente, bisogna saperlo, insomma. Qualunque informatico, anzi direi che qualunque studente di scienze deve sapere che cos'è l'induzione e deve saperlo usare, perché è fondamentale per un sacco di campi. Ok, quindi fine del mio pistolotto. Rivediamo la funzione ricorsiva. Ieri vi ho detto un'altra cosa importante, che comunque anche quella magari avrete modo di vederla un pochino più avanti, che tutto quello che si fa con la ricorsione si può fare con l'iterazione e viceversa. Tutto quello che si fa con l'iterazione. Quindi una delle due può bastare per fare tutto. Non so spiegare esattamente che cosa voglia dire fare tutto, ma scrivere tutti i programmi che ci interessa scrivere, diciamo. E ci servono tutte e due perché per una questione di espressività, d'accordo? Perché ci sono problemi che sono più facili da risolvere in un modo e problemi che sono più facili da risolvere nell'altro, quindi ci fa comodo. Però in linea teorica noi potremmo usare solo una delle due e non è certamente una dimostrazione, ma è interessante andare a vedere, una volta che abbiamo risolto un problema ricorsivamente, come lo potremmo risolvere anche iterativamente, d'accordo? E questa è una funzione, un pezzo di funzione iterativa che fa risolvere lo stesso problema di presente che abbiamo visto prima, d'accordo? Iterativamente, naturalmente. E vedremo subito che ci sono delle cose abbastanza carine in qualche modo, delle connessioni tra la versione ricorsiva e la versione iterativa che vale la pena di notare e non sono così banali. Allora, la ricorsione va avanti fino al caso base, d'accordo? L'iterazione invece fondamentalmente va avanti finché il caso base non è vero in un certo senso, quindi fanno in un certo senso il contrario uno dell'altra, d'accordo? Quindi qual era il caso base della nostra ricorsione? Dimo uguale a zero. E qual è la condizione di permanenza del while che fa la stessa, che scorre l'array fondamentalmente? Beh, è che l'array non sia vuoto. Naturalmente, io vado avanti a scorrere l'array finché non è vuoto, ovviamente. D'accordo? Mentre la ricorsione va avanti finché l'array è vuoto. D'accordo? Si ferma quando l'array è vuoto. Quindi è abbastanza chiaro qual è, insomma, perché qui c'è dim maggiore di zero e nella ricorsione c'è dim uguale a zero, come caso base. E poi abbiamo un'altra possibilità, che è questa, end-end trovato. Allora, a cosa corrisponde questo fondamentalmente? Beh, corrisponde a questo caso qua. Cioè, durante lo scorrimento del nostro array, sia che lo facciamo con la ricorsione che con l'iterazione, potrebbe essere che noi a un certo punto troviamo quello che cerchiamo e ci fermiamo, d'accordo? Anche qui la ricorsione si ferma, la ricorsione non arriva sempre fino alla fine dell'array, no? Si ferma quando lo trova oppure alla fine dell'array, ma si può fermare. E questo è lo stesso che succede qui, d'accordo? Quando noi lo z lo troviamo, ci fermiamo, non andiamo più avanti a considerare i prossimi elementi del nostro array. Quindi vedete che c'è, insomma, un collegamento, ovvio, un collegamento. E poi che cosa si fa nel corpo del nostro ciclo while? Il test, se troviamo z mettiamo trovato true in modo tale da uscire, altrimenti questo ciclo fa quello che fa la ricorsione un pochino, d'accordo? Quindi sposta a in avanti e diminuisce dim di 1 contemporaneamente, esattamente come prima. Notate una cosa però, anche quella piuttosto interessante da osservare secondo me, è che nella ricorsione i nuovi valori di A e di D meno 1 sono, che cosa? Parametri attuali dell'invocazione ricorsiva, d'accordo? E che cosa significa parametri attuali? Significa che questi nuovi valori
diventeranno i valori dei parametri formali della funzione che stiamo invocando qua, d'accordo? Quindi in particolare sono, questo a più 1 diventerà il valore, r valore, diciamo, di un parametro formale a diverso dall'a di questa funzione qua, d'accordo? Perché ogni volta che facciamo una invocazione ricorsiva, noi che cosa facciamo? Nello stack dei dati mettiamo, riserviamo un'area di memoria in cui si mettono le variabili locali della funzione che stiamo invocando, e tra le variabili locali ci sarà la a. Quindi noi partiamo con un a che ha un certo valore, e la prossima invocazione ricorsiva avrà un a con un valore a più 1, ma sarà un a diverso da quello di prima. Siete? Ogni invocazione ricorsiva si creano nuove variabili, scusatemi, nuovi parametri formali, con nuovi valori, che sono quelli specificati dai parametri attuali. Sapete tutto? Non vi interessa? Bene. Allora, invece qui, nella soluzione iterativa, le cose sono diverse. C'è una sola A, c'è un solo DIM. E cambiamo quello, d'accordo? Invece nella ricorsione, ogni volta che vogliamo cambiare il valore, creiamo una nuova variabile A, un nuovo variabile DIM, che sono i nuovi parametri formali dell'invocazione che stiamo facendo. Siete? Invece qui no, lavoriamo, c'è solo una coppia di A, una coppia di DIM, e lavoriamo su questa, punto. D'accordo? Quindi, tra parentesi, significa che bisogna stare molto attenti qui, perché la potremmo anche cambiare il valore di questa. Anzi, la cambiamo proprio. Insomma, dobbiamo stare attenti a che non sia importante il valore originale. D'accordo? Quindi ci siamo. Riusciamo a fare con un ciclo una cosa molto simile, direi, a quello che facevamo con la ricorsione, e un pochino l'abbiamo notato anche ieri, no? Questa cosa, che la ricorsione impone la creazione di tanti record di attivazione nello stack. Ok? Quindi l'abbiamo appena visto, mentre un ciclo while come questo non fa così. Quindi è un risparmio, un grosso risparmio di spazio per i dati. D'accordo? Come ho appena osservato, qui c'è un solo A e un solo D, che cambia valore. Occupa poco spazio, naturalmente. Ieri è stata una giornata, non so se ve ne siete accorti, ma ho messo lì un sacco di roba importante. Il fatto che nella ricorsione si possono fare delle cose all'andata e delle cose al ritorno, d'accordo? E se al ritorno non si fa niente, ok, scusatemi, torno indietro un secondo. Allora, come si fa a sapere quello che si fa all'andata e quello che si fa al ritorno? Basta guardare il corpo della funzione. Quello che viene fatto prima dell'invocazione ricorsiva sarà fatto all'andata, quello che viene fatto dopo l'invocazione ricorsiva sarà fatto al ritorno. Certo, se ci sono più invocazioni ricorsive le cose sono un pochino più complicate, però, ok? Però, insomma, vabbè, per il momento è così, è semplice la vita. Quindi, questa funzione qui che cosa fa? Beh, fa tutto all'andata, direi, perché al ritorno non fa proprio niente, fa return, semplicemente. Non fa niente. Quindi questa è una funzione ricorsiva terminale, come vi dicevo ieri, o tail recursive. Quindi è una funzione che il nostro compilatore, appena la vede, si mette a sogghignare e invece di compilarla come una funzione ricorsiva, la compila come questo. Così. Proprio per risparmiare spazio nello stack. D'accordo? Quindi, ok, è facile vedere se una funzione ricorsiva terminale, direi, basta guardare quello che succede dopo, con un minimo di attenzione, perché il fattoriale non è terminale, perché c'è il prodotto da fare dopo il ritorno dell'invocazione ricorsiva. Ok? Allora, sì, questa è la funzione, allora io mi sono incaponito, diciamo, di trovare un'invariante, una pre e una post, un'invariante di questo pezzo di programma iterativo. Allora, c'è una cosa strana in questo programma, forse qualcuno lo vede a occhio. Perché non è facile scrivere l'invariante di questo ciclo?
Oh, non è. Perché non è facile, secondo voi? Esattamente, sì, proprio per quello, bravo. Perché non incrementa sempre? Incrementa, queste cose qui vengono fatte solamente se non trova lo Z. E quindi quando noi arriviamo qua, ci troviamo un po' mal partiti a dire che cosa è vero, perché naturalmente dipenderà se l'abbiamo trovato, se non l'abbiamo trovato, le cose sono diverse e diventa un po' noiosetto. D'accordo? Diventa un po' noiosetto. Però è facile, devo dire, aspettate, adesso faccio una cosa che non dovrei fare probabilmente. Allora, è facile fare un programma iterativo che sia trattabile, più facilmente trattabile, d'accordo? Io il primo, quello che vi ho appena fatto vedere prima, voleva essere molto simile alla soluzione ricorsiva. Ecco perché ho fatto A più più di meno 1, meno meno, insomma, per essere uguale alla ricorsione. Ma se non vogliamo essere uguali, ma vogliamo lavorare in maniera come abbiamo fatto fino adesso, possiamo benissimo immaginare di scorrere il nostro array con un indice i, d'accordo, che parte da 0 e che semplicemente scorre tutto l'array fino ad im, d'accordo? Non a resta fermo, è tutto più facile, così, ok? E preferisco partire da questo, poi semmai facciamo un backtrack su quell'altra soluzione per vedere come si potrebbe scrivere l'invariante, però voglio partire da questa che è più semplice. Ok, ci siamo? Fa la stessa cosa di prima, mi scorre l'array, però anziché cambiare A e cambiare dim, cambia I, l'indice, da 0 fino a dim, ok? Quindi quando sono arrivato che I uguale a dim significa che ho scorso tutto l'array. E poi soprattutto che cosa succede? Che fa il test come prima ma incrementa sempre. E quindi è più semplice naturalmente, d'accordo? Non dobbiamo stare attenti, l'ho trovato o non l'ho trovato, allora I... Ok, allora, cosa dice l'invariante? Questo è facile. È classico, diciamo. I sta tra 0 e dim, compresi gli estremi, vabbè, questo è un must, e poi trovato, se e solo se, naturalmente, z in a 0, punto punto, i meno 1. Ci siamo? Siamo sempre indietro di un passo. Si poteva essere più precisi? Sì, si poteva scrivere così, sì. Sì, si poteva proprio scrivere così, ok, è vero. Si poteva anche scrivere un'altra cosa, che allora da 0 a i meno 2 non c'era z, per esempio. D'accordo? Perché lì di sicuro non c'è, e se trovato è true, allora è nell'ultima posizione, cioè la i meno 1. Ok, però questo ci basta, no? Noi lo vogliamo trovare, quindi basta che ci sia nell'array, no? Non importa dove. Ok? Quindi questa invariante ci basta. Allora, osserviamo questa invariante. È abbastanza interessante, secondo me, fare un'osservazione e poi lo confrontiamo con la postcondizione della funzione ricorsiva che abbiamo visto prima. Allora, cosa ci dice l'invariante? Beh, è una vecchia storia che ormai l'ho detto un sacco di volte, l'invariante dice sempre fin qui, fino a dove sono arrivato, le cose sono andate bene. D'accordo? E anche qui dice la stessa cosa, cioè io ho esaminato fondamentalmente da 0 a i meno 1 e trovato, sarà vero se dentro questo pezzo di array io l'ho trovato z, altrimenti no. Ok? Quindi fondamentalmente questa invariante dice... parla del pezzo di array che è già stato esaminato, cioè da 0 fino a i meno 1. Ok? Allora, guardiamo invece la postcondizione, se la recupero. Ok. Allora, eccola qua. Post della nostra funzione ricorsiva presente. Dice... restituisce true se e solo se a 0 di meno 1 contiene z. Qual è la differenza?
con l'invarianza di prima. Tu sei troppo bravo. No, stai guardando, qui stiamo guardando tutto, no? Stiamo guardando tutto. Tutto l'array. È vero o no? Sì. Stiamo guardando tutto l'array. Ok? Prima guardavamo la parte che abbiamo esaminato, fino a I-1. D'accordo? È così? Beh, insomma, sembrerebbe così, però il vostro compagno aveva ragione, ma appunto è troppo avanti per noi. Allora, dobbiamo immaginarci questo, che noi quando esaminiamo una funzione ricorsiva, come presente, d'accordo? Naturalmente dobbiamo considerare la prima invocazione della funzione, quindi alla quale passeremo l'intero array con dim elementi, perché deve... E poi dobbiamo però considerare anche tutte le successive invocazioni ricorsive. E la prossima invocazione ricorsiva, abbiamo visto, non avrà lo stesso array con dim elementi, ma avrà un A spostato in avanti di 1 con dim meno 1 elementi. E poi A spostato ancora di un passo con dim meno 2 e così via. Quindi l'array cambia. Ma questa post è la stessa per tutte le invocazioni ricorsive, non è che noi abbiamo una post per la prima invocazione, per la seconda, per la terza. Quindi questo array qua non è necessariamente l'intero array iniziale, ma è un qualsiasi suffisso dell'array, d'accordo? Perché deve valere per tutte le invocazioni successive anche, ok? E quindi il vostro compagno aveva ragione in un certo senso. Pensate a questa, per esempio, al terzo passo. Significa che la A che noi stiamo considerando è la A a cui abbiamo eliminato, cioè l'array A a cui abbiamo eliminato i primi tre elementi, d'accordo? E questa post ci dice che per quanto riguarda questo array, la funzione presente restituisce true se e solo se bla bla bla, su questo array qua, d'accordo? Quindi guarda al futuro, la post condizione guarda all'array che abbiamo e l'array che viene passato alla funzione e ci dice che la funzione fa il suo lavoro giusto su tutto questo array che viene passato, ma può essere l'intero array alla prima invocazione e un qualunque suffisso in una invocazione successiva, d'accordo? Quindi guarda, fondamentalmente, se noi immaginiamo, scusate, siamo qua, diciamo, questo è il nostro array, come al solito, d'accordo? E l'invocazione ricorsiva è arrivata qui, la post, questa post ci dirà che su questo pezzo di array l'invocazione ricorsiva dà la risposta giusta, d'accordo? Quindi vedete che è il futuro, il passato non lo vediamo più, il passato è passato, chi ha avuto, 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 questo non lo vediamo proprio, noi vediamo solo il futuro, cioè vediamo solo l'array che viene effettivamente passato all'invocazione, quindi la post parla sempre dell'array ricevuto, quello che è successo prima non importa, è come se non fosse mai successo. Negli invarianti dei cicli iterativi è il contrario. L'invariante parla di quello che è successo prima. D'accordo? Quindi l'invariante parla di questo. Se sono arrivato fin qua, allora questa parte qui ho fatto il lavoro giusto. Mentre nella ricorsione si parla del futuro. Questa parte qui. D'accordo? O diciamo una qualunque parte, perché deve essere vero la post per ogni invocazione ricorsiva, non solo per la prima. Questa è una cosa che agli studenti proprio resta qua, in molti casi, capire che la post e la pre delle funzioni ricorsive deve valere per tutte le invocazioni ricorsive. D'accordo? E non solo per la prima, ma per tutte, anche l'ultima. E la post non si ricorda quello che è successo prima, non lo sa, non importa, non c'entra, sa solo quello che deve succedere e che sarà vero alla fine della funzione ricorsiva, quando torniamo indietro. D'accordo? Quindi proprio è un'ottica assolutamente opposta. L'invariante parla del passato,
le post condizioni della ricorsione parlano del futuro, diciamo, o diciamo del lavoro da fare indipendentemente da quello che è già stato fatto prima. Ok? Scusate, ho sforato, facciamo l'intervallo adesso, poi andiamo avanti.